qual è il problema? Quindi il controllo a cosa serve? Ma il controllo è, il controllo sta qui e sta qui. Perché il controllo è qui ed è qui? Intanto non appartiene all'imprenditore. Il controllo è una funzione che nasce con l'uomo. Dal momento in cui nasce, fino al momento in cui vivi, l'uomo, dal bimbo, ragazzo, giovane, esercita il controllo senza saperlo. Perché il controllo è l'aspirazione alla fissazione degli obiettivi e soprattutto alla realizzazione di questi obiettivi. Il che significa avere la chiarezza di ciò che si vuole essere. È una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. Soprattutto. Ma anche per una persona singola è difficile. Immaginiamo per un'azienda. Ma perché è difficile, Simone? Perché gli imprenditori non hanno capito che non sono loro il dominus della realtà aziendale. Loro possono essere, come ha detto il Presidente della Repubblica, lui può essere, non dico l'arbitro, ma può essere il maestro che governa, che dà il là, no? Il muti della situazione. L'errore che si commette, e perciò il controllo non serve, ma se non si commette l'errore il controllo serve, è un coinvolgimento totale. Tutti in azienda devono essere consapevoli di quello che si fa. Tesi verso gli obiettivi ben definiti. Tutti devono essere consapevoli degli obiettivi. E l'obiettivo deve essere un impegno. Una volta che viene accettato c'è un coinvolgimento. Allora, perché è qui il controllo? Ma il controllo sovrasta tutto, è tutto, è l'essere, e se sono gli obiettivi, noi viviamo per la realizzazione degli obiettivi. Il bimbo è per nasci per la sopravvivenza, quando si va a scuola per essere promossi, quando si va all'università per laurearsi con qualità diversa, quando si esce per lavorare, per migliorare il proprio portafoglio, la propria prestazione professionale, la stima che serve di questo passo. Sei in azienda. Allora, perché è qui, è qui? Però prima di darti una risposta, dico un'altra cosa. Qual è l'errore che si commette nelle organizzazioni? Che quando un dipendente entra in azienda, entra proprio fisicamente, è come se lui dismettesse l'habitus che ha, che si porta fuori, per indossarne un altro. Ma quell'altro habitus, chi glielo ha dato? Come si è formato? Quale personalità informa questo nuovo habitus? Lui ce l'ha la sua personalità fuori, solo che c'è una frattura di personalità tra ciò che è fuori e ciò che è dentro. Dove sta la bravura dell'imprenditore, o meglio, del management in senso lato? Nel ricomporre questa frattura, sicché la personalità esterna è la medesima della personalità interna. Allora, perché il controllo è qui, nel cervello e nel cuore? Nel cervello perché bisogna pensare. Pensare, pensare, pensare e quindi innovare. Ma tutti, non uno solo, tutti. E nel cuore perché c'è la motivazione, il coinvolgimento. E quando c'è la motivazione e il coinvolgimento, si realizzano gli obiettivi. Non esistono crisi, perché tutti sono artefici e protagonisti del successo.